una mostra presepiale nell'androne del Palazzo Comunale, Pastori e Scene, a cura dell'artista giulianese Carlo Melodia. L'esposizione è curata dalla Proloco. Inaugura oggi questa mostra qui al Comune di Giugliano. Qual è la particolarità di questi pastori? Questi sono dei pastori che si rispecchiano nei pastori del Settecento, chiaramente sono delle copie fatte attualmente. Come vengono fatti questi pastori? Vengono montati con la testa di terracotta, con le mani e i piedi di terracotta, e poi c'è il corpo di stoppa. Dopodiché, dopo assemblato questi 3-4 pezzi, poi vengono rivestiti con gli abiti di stoffa. Quanto tempo ci vuole in media per creare un pastore del genere? E dipende poi dalla particolarità del pastore. Adesso, bene o male, per fare un pastore porta via una giornata. Ci vuole mostrare il pastore più bello che lei ha creato e che è presente qua in questa mostra? Questa natività è quella che mi piace di più. È particolare perché si notano i ruderi dietro, quindi si rispecchia un pochettino all'anno della nascita di Gesù, quindi si avvicina molto al tema. La mostra si inaugura stasera con la presenza del sindaco in rappresentanza dell'amministrazione comunale e sarà aperta negli orari di apertura del comune oltre al sabato e la domenica. Si chiuderà con il 10 di dicembre ed è questa il primo evento della Giugliano Città Natale. L'amministrazione ha dato la disponibilità alla Proloco di utilizzare, e non è una novità, questa nostra androne comunale, proprio per dare la possibilità ai cittadini che vengono e che frequentano la casa comunale di ammirare queste opere di un giulianese che noi come Proloco conosciamo da tempo. Carlo Melodia collabora con noi alla realizzazione del premio che diamo ai ragazzi per il premio Cultura San Giuliano e sta collaborando anche con noi nella realizzazione di un bassorilievo di Giovan Battista Basile che credo farà parte del crest del comune.